Per gli abitanti della Valle Padana, possedere una bicicletta era una vera ricchezza. A tutt'oggi, la bicicletta resta il mezzo di trasporto più comune, mai completamente soppiantato dall'auto e dalla moto. Anzi, si tende a fare di questo mezzo una piccola opera d'arte, grazie al lavoro appassionato di artigiani, la cui specie purtroppo si va estinguendo. Il signor Bruno Fantini, che vediamo all'opera nella sua bottega, è forse l'ultimo costruttore di biciclette artigianali ancora in attività. Per ciò che riguarda una bicicletta da competizione, la si può paragonare ad un vestito che deve essere ben confezionato perché lo si possa indossare alla perfezione. Infatti, anche il mezzo da corsa ha una regola ben precisa. Una errata misura può comprometterne la riuscita di colui che potrebbe avere buone qualità per l'avvenire. Prendiamo come esempio i cicloturisti, che per la non più giovane età, il mal di schiena, il dolore o il formicolio agli arti superiori, è uno dei principali inconvenienti, ci spiega il signor Fantini, causati proprio da un mezzo non adeguato. La lavorazione vera e propria ha inizio dopo che l'artigiano ha preso tutte le misure. Solamente dopo questa operazione si può passare alla scelta dei tubi per costruirne il telaio. Servendosi di alcune rudimentali strutture, il signor Fantini dà inizio alle prime fasi di montaggio e saldatura. Thank you.
Forcella anteriore viene data la forma mediante uno strumento ideato dal costruttore stesso. Viene messo poi su di una speciale intelaiatura per eseguirne la saldatura definitiva. Thank you.
Prima della verniciatura, il telaio viene passato alla cabina di sabbiatura. E pulito con carta abrasiva sottile. L'operazione più delicata viene compiuta al banco di equilibrazione, dove si deve raggiungere una perfetta centratura. Il paziente lavoro viene completato montando due cerchi e verificandone con il calibro se la centratura è perfetta. Prima del definitivo montaggio dei pezzi, si porta il telaio alla verniciatura. Dopo la verniciatura, il tutto viene minuziosamente verificato. Si può quindi passare al montaggio del cambio di velocità, dei freni posteriori e del rapporto. Thank you.
L'assemblaggio delle ruote viene eseguito con una tecnica rudimentale, ma il signor Fantini ci assicura che non vi saranno più preoccupazioni per la rottura dei raggi, essendo già stati messi a dura prova. Si continua così alla rifinitura del mezzo, montando catena, manubrio, fili, freno anteriore e tutto il resto. La bicicletta è terminata. L'artigiano consegna la sua creatura e se ne distacca con un po' di amarezza, ma nello stesso tempo con la consapevolezza di chi ha raggiunto un traguardo sicuro.